Ora abbiamo presi, no? Ma non c'è altro qui sopra? Vabbè. Vabbè, sì, mi sono divertito lo stesso, poi magari... Nel senso che è stato carino sperimentare. Magari era anche ciò che volevo, no? Non saprei. Proviamo... Credo che... Forse ne servono ancora. Infatti, ciao. Ah, beh, però c'è l'acqua qua sotto. Ok, ok. Ma che tuffo. È venuto giù anche... Vabbè. Ok, però adesso c'è il problema della montagna. Niente, eh? È di là. Vabbè, facciamo qua. Dovrebbe andarci. Ok. Prendi in mano questo. Non va bene così. Non va bene così. Ci vuole il pentolone, che ce l'abbiamo, ma non posso usare questo come pentolone. Non ho voglia di andare di là. Non voglio ritornare di là. Ah, guarda, tra l'altro si accende automaticamente. Comodo, comodo. Allora, proviamo un attimo. Vediamo cosa succede. Cucinano tra di loro. Minuti? Ah, proprio solo una volta. Ma allora ce ne vogliono 100.000 di quelle cose lì. 5 minuti. Vabbè, prendiamo un altro. Facciamo un'altra cosa allora. Proviamo a mettere dentro 3. Ok, 2 minuti e 30 ogni... Ok. Quello lì io non mi fido per il momento. Mi dà tanto l'impressione che una laserata unica ti uccida. O verrà una scorciatoia o vale la pena di salire anche di qua. No, a parte che mi sa
Discorso chiuso. Quindi ho avuto fretta. Non me l'aspettavo. Non mi aspettavo assolutamente. Guarda che con ste vigore qua. Corri. Poi 1,5 metri praticamente. Vediamo. 3, 4 metri forse. Di là. Ok. Allora, lì sopra c'è soffione con qualcosa impossibile da prendere. E ok, qua c'è Raul. Ma sono già passati 3 minuti e mezzo. No, 2 minuti. No, ho mangiato quello da 5. Il Golem soldato e il Golem capitano proteggono strenuamente il giardino nel tempo. Mi addolora che ti considerino una minaccia. Ma non puoi cambiarle, non puoi programmarle. Tuttavia, per proteggere la nostra isola è stato necessario approntare difese contro eventuali invasori dall'esterno. E se ci parla di nuovo, dice questa cosa. Fai molta attenzione. Sono sempre state leali. Vabbè. Eccoli là. Noi non abbiamo molto tempo da perdere però, eh. Là c'è la luna. Io quasi quasi cercherei di andare dritto al punto. Ok, c'è un'altra grotta lì. Rotta senza fondo? Bel nome. Fiore bomba, sono tornati fiori bomba. Un fiore che contiene sostanza simile al polvere da sparo. Esplode danneggiando gli oggetti nelle vicinanze. Se viene a contatto col fuoco o subisce un impatto. Quindi lo colpiamo noi. Riccia. C'è un po' di calo di prestazione per qualche motivo. Forse di sotto c'è anche qualcosa. Ok, tra l'altro siamo vicini, eh. Ah, hanno messo anche le coordinate precise. Quindi X, Y, Z. A parte che si vede a fatica. 0748, 1437, 1485. Buono questa cosa. Vedo, mi immagino già le guide che ti diranno esattamente queste coordinate, però è comodo. Così sai se sei... Cioè, se ti danno delle coordinate sai se sei sopra, se sei sotto. Dovresti andare più in basso, più in alto. Ambra Angiolini. Là c'è qualcosa, eh? Però come fai ad andare lì sotto? Cioè, nella situazione in cui siamo, che non abbiamo vestiti, boh, potrebbe tornare in un altro momento. Cos'è sta cosa? E non sarebbe mai... Ah, ok, fiore bomba, gliela tiriamo a lui. Non lascia. Quindi da qui si può fare solo lascia. Non si può mangiare, come mai? Ah, ma si può, non si può lanciare con le classiche bombe.
Dove è finito? Vai, vai, vai. Gli attacchi io ti evito, sì. No, è successo con fiore e bomba, però è un casino. Allora. Mi sa che è troppo. Vediamo se. Ok, sarei ingoiato, sì. Si è visto bene adesso. Uno scrigno. Opale. Temperatura sotto controllo. Vediamo qual è il prossimo potere. Penso che anche il prossimo sacrario ci dia un potere. Protegge il coso praticamente. Mi è partito il. Il fiore ti piace o non ti piace? È mancato. Mettiamolo qua. Perché stavolta non lo prende? Adesso due ne ha presi. Che non è che avevano fatto questi danni, non si era accorto. Ok, questo ti piace? Vai, vai. È attratto dal fiore. Boom! Mori. Ok. Cosa mi dai? Un altro forziere. Gastrolite di like. like, mi piace, piace. Una bizzarra pietra rotonda fuoriuscita da un like. È possibile ricavare una pozione dal suo fluido cristallizzato. Niente, tipo i calcoli renali, cos'è? Un calcolo biliare, cos'è? Un altro opale. Scudo in F. Ah sì, ci ha attaccato. Ok, si è attaccato sullo scudo. Inicefalo. Però brucia la batteria che non è, è un piacere. Ok. Ok, no. È tanto, ok. 3 minuti e 20, proviamo a prendere questo intanto. Cos'è sotto di noi? Ahia, è sotto di noi, allora bisogna scendere davvero?
Allora, lì c'è l'acqua, però. Però. Temo che sia molto troppo in basso, quindi non mi butto. No, pure sopra qua, è sopra qua, sopra qua, sopra qua. Sì, poi era, sì, era in alto, quindi. Però questo è ghiaccio, quindi possiamo salire qua. Ghiaccio indistruttibile. Facciamo andare su, proviamo andare a vedere dall'altra parte. Oh, che qua c'è un ramo. Qui possiamo recuperare. Eccolo lì. C'è niente. Trenta secondi. Vai, vai. Vai, Forest. Cos'è quella roba là? Vabbè, adesso entriamo. Mi rallegra vederti qui, ora porgimi la tua mano destra. Ascensus. Un potere che ti consente di saltare in verticale per attraversare superfici ed emergere dall'altro lato. A che altezza? Infinita? Questo potere della Shensus, che un tempo apparteneva al mio braccio destro, ti permetterà di attraversare superfici che si trovano sopra di te. Sono certo che ti tornerà utile. Se riuscirai a raggiungere la fine del sacrario usando questo potere, la Shensus sarà tuo. Questo qua. Anche questo non sapevo cosa faceva, ma l'ho visto nominare. Cioè, nel senso, nel scorrere Facebook c'era una pagina che diceva che questo strumento è nato da uno strumento di debug. Cioè, loro usavano questa cosa per probabilmente velocizzare l'esplorazione della mappa, non so. E l'hanno fatto diventare un potere, a quanto pare. Potere dell'ascensione. Quindi, ok, qui sotto di sicuro. Ah, ok.
Pensavo che si fosse schiantato. Emergi. E se non volevo emergere? Bastava premere B, tornava giù. Adesso facciamo di nuovo la prova. Facciamo prima qua, perché non... magari c'è qualcosa qui sopra. E infatti. Quindi se faccio B, torna giù. Era strano che c'era un dislivello, no? Ma funziona anche in giù o... No. Quindi non puoi scendere in sicurezza. Questo carino, fagli il buco sotto e farlo andare giù. Abbiamo visto come la telecamera era molto vicina, abbiamo visto il passaggio. Bisogna usare le frecce una volta. O forse una lama vera e propria. Perché ce n'è solo una? Tipo Giada. Carina quella luce. Vedo che il tuo potere ha recuperato parte del suo potere originale. E il tuo braccio ha recuperato. Sembra una pagoda. In effetti. Una pagoda estrusa. Ora dovresti essere in grado di aprire il portale del santuario del tempo. E vediamo di non morire di freddo. Ah, ok, qua. Oh.
Allora, poi siamo visti di... quei sandali aperti. Allora, qua. Beh, alla faccia è sufficiente questo. Ma riduce fino lì. Praticamente noi dovevamo avere tutto il vestito per ridurre fino lì. Roba sono questi qua? Ma perché è andata sulla telecamera? Ah, siamo qualcosa per volare. E come facciamo? Ce lo mettiamo sulla testa? Ancora, perché guarda? Schizza la telecamera verso l'alto. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Zonanio non... da solo sembra che non faccia nulla, no? Vuole sempre... lo butta fuori, no? Turbina e questo è nuovo. Aliante, guarda qua. Un congeo zonao che sfrutta il vento per planare. Per volare più lontano, posizionati al centro per sfruttare un equilibrio ottimale. Qua. Ok, lo mettiamo qua. Mistrosse. Ma guarda che schizzo verso l'alto, perché probabilmente... perché guarda... boh, perché vuole far guardare dove dovremmo andare, ma... ancora mi sbaglio. Vedi, lo fa per questo motivo, ma non mi piace, non mi fa impazzire sta cosa. Si è capito che sono aglianti, il problema è come usarli. C'è niente qua. Mi guarda in una specie di trampolino di lancio. Cioè dobbiamo... ok, lui è sceso piano. Ho capito, ma come facciamo a... allora, aspetta un attimo. Prima fammi salvare, va?
Esametici sul... Può essere la turbina, però sarà anche quando ce n'è meno una. E poi la spengo. Ma si può guidare in qualche modo o va dove vuole lui poi? Allora, vediamo un attimo. Sono un suicidio. Proviamo a puntarla verso l'acqua. No, no, non c'è la forza. Cioè, cosa devo fare? Lasciarlo qua vicino e poi buttarmici su. Ma c'è un modo... Ok, lo guidiamo così. Mi... Sì, vabbè, è... Bello. Acqua del geniale. Perché mette tensione tanta 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 tanta. No! No! Vabbè, saliamo qua. Ci serve qualcosa di basso. Ci voglio vedere un popolo, un essere umano che prova a sperimentare una cosa del genere, che dice, ma sì, parlo di antichità, dice, dai, ho sbagliato tasto, e dice, proviamo. Serve veramente un malato di mente, di prima categoria. Vediamo cosa succede.